Buongiorno agli amici di QDS.it, sito internet del quotidiano di Sicilia. È da poco giunta la notizia, la conferma, come avevamo anticipato, ma è arrivata appunto la conferma dall'assessore Razza, assessore regionale alla sanità Ruggero Razza, che la Sicilia da sabato sarà finalmente zona bianca per circa quasi 2 mesi, facendo i conti. È stata l'unica regione ad essere zona gialla e invece adesso, diciamo, si uniformerà al resto d'Italia e appunto diventerà zona bianca. Siamo qui per parlarne con il professor Enzo Farinella, che è primario del reparto di malattie infettive all'ospedale Cervello, primario appunto del reparto Covid, uno dei più grandi della Sicilia. Buongiorno, dottore. Ricordiamolo, Buongiorno. membro del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico della Sicilia. Dottore, allora, zona bianca che significa? Non liberi tutti, questo è poco ma sicuro. Significa sicuramente non liberi tutti, ma ha un profondo significato nel senso che dimostra che c'è stata realmente una mobilitazione generale rispetto all'offerta vaccinale che la Regione Sicilia ha messo in campo con tutte le sue forze, portandola nelle periferie, portandola sui luoghi fuori dagli ambiti metropolitani e quindi offrendo il massimo del possibile a tutti i cittadini che avessero l'intenzione di vaccinarsi. Su questo ha inciso molto anche finalmente una comunicazione efficace anche a livello nazionale, non più confusa come era stata nei mesi precedenti rispetto alla vaccinazione. Adesso tutto è molto più chiaro ed è chiarissimo soprattutto che il vaccino protegge, il vaccino evita i quadri severi della infezione da virus Covid, evita la malattia grave, evita la rianimazione, evita sostanzialmente i decessi. Quindi il fatto di vaccinarsi è, come si dice da mesi, ma forse aveva bisogno di un tempo più lungo perché venisse assunto come certezza da molta parte della popolazione, è l'unica cosa che al momento consente di stare molto più tranquilli. E il risultato ottenuto, suggerito dai dati epidemiologici, lo conferma. Noi siamo zona bianca proprio perché tutti i parametri che erano stati fuori norma nei mesi precedenti e nelle settimane precedenti alle ultime tre si sono uniformati, diciamo, a quelli del resto del paese. Quindi c'è stato un contenimento della diffusione del virus, una mitigazione rispetto alla velocità anche di contagio del virus, e quindi questo è sicuramente un dato molto confortante. Se a questo aggiungiamo, come lei correttamente ha detto in premessa, non significa comunque che tutto è trascorso e quindi dobbiamo cancellare tutte le attenzioni che in questi mesi sono state messe in campo. Evidentemente, se noi uniamo e manteniamo gli accorgimenti elementari, quindi i distanziamenti, le mascherine in luoghi affollati, evitiamo gli assembramenti, ancorché siamo in zona gialla, faremo sempre un'ulteriore barriera rispetto alla possibilità che ci possano essere delle nuove infezioni, perché ricordiamo che comunque il virus è presente nel paese, non solo nella nostra regione, perché esiste sempre una quota parte di popolazione che non si è vaccinata. La quota però è abbastanza elevata. Oggi il Razza parlava del 65% di siciliani vaccinati. E ieri abbiamo scritto appunto l'articolo sul quotidiano di Sicilia che i non vaccinati sono 1 milione, cioè non sono pochi 1 milione di non vaccinati. Non sono assolutamente pochi, e proprio per questo dico il mantenimento delle misure di allerta va assolutamente rinforzato, paradossalmente, proprio perché essendo in zona bianca si potrebbe equivocare il messaggio ritenendo che non c'è più il problema dal quale dobbiamo, diciamo, cautelarci. Il problema esiste. Per fortuna non ci sono più quei numeri drammatici che hanno accompagnato diversi mesi scorsi fino a pochi mesi fa, e quindi sulla pressione sulle strutture ospedaliere onestamente è assolutamente
controllata, è normale, c'è una riduzione dei ricoveri che va oltre il 60%, però continuano a esserci dei ricoveri nuovi. Questo è il dato su cui bisognerebbe comunque essere attenti. Pur avendo un turnover accelerato, quindi molte guarigioni, molte persone dimesse, nonostante questo continuano a registrarsi dei ricoveri pochi, ma che però sono proprio, diciamo, la dimostrazione che c'è una quota parte di popolazione che è ancora esposta ed è ancora suscettibile a contrarre infezioni. Immagino che i ricoverati saranno nella maggior parte non vaccinati, persone non vaccinati, E vaccinate. allora, diciamo, il dato anche qui va interpretato. Alcune settimane fa abbiamo detto, gli organi di stampa lo hanno ampiamente detto, che oltre l'80-85% delle persone ricoverate, non solo in Regione Sicilia, ma un po' dappertutto, era rappresentata da persone non vaccinate. Questa modalità di presentazione adesso ha subito una trasformazione, nel senso che oltre ad avere sempre una quota di persone che non si sono vaccinate e che purtroppo sono quelle che presentano i quadri clinici più severi, per cui è stato necessario ricoverarlo, esiste comunque una quota parte di persone che, ancorché abbiano fatto il proprio ciclo vaccinale, alcuni tutto, quindi le due dosi, altri soltanto una dose, si sono reinfettati. Questa è Questa una notizia, dottor. Giornalisticamente è una notizia, anche non giornalisticamente. è un dato noto, cioè proprio perché, tanto che si parla di terza dose, ci sarà un motivo, Ma poiché. come sai, la terza dose, tipo, ancora oggi, dico sì, ai soggetti fragili, Esatto. ai RSA, ai sanitari, già sui sanitari, cioè, c'erano, tipo, nonostante i dati israeliani, che come mi insegna lei, che comunque Israele è sempre presa, non dico come esempio, però insomma ha avuto gli occhi del mondo perché appunto sono stati tra i primi ai vaccinati e con la terza dose hanno un pochettino, non magari risolto al 100%, però hanno risolto. Quindi comunque lei mi sta dicendo che comunque ci sono persone che magari vanno in ospedale, la cui protezione è un po' diminuita perché vaccinate parecchio tempo fa. Questo è. Allora, alcuni dati ormai sono consolidati in ambito internazionale, che dopo un periodo variabile fra gli 8, 10, 12 mesi, l'immunità indotta dalla vaccinazione comincia a diminuire, come anche quella dell'infezione naturale, naturalmente. Cioè gli anticorpi non si conservano in eterno, hanno un decadimento, diciamo, fisiologico, se così possiamo dire, che abitualmente avviene in tutti i soggetti in maniera maggiore o di minore intensità, ma questo è nella media, dobbiamo parlare di un fatto generalizzato, e quindi è ormai suggerita una vaccinazione ulteriore, quindi una dose di richiamo, terza dose di cui parliamo, che in questa prima fase è ovviamente riservata a chi? A quelle popolazioni che già per altre concause sono soggette ad avere un declino del proprio patrimonio immunitario Certo, evocato. certo, Quindi è una dose di ulteriore protezione. certo. Infatti si chiama booster tecnicamente. È una dose booster, che in italiano vuol dire richiamo, rinforzo. E Noi quindi siamo noi anglofoni. parliamo tutti in maniera sassone, diciamo, ma sostanzialmente questo vuole essere, è un risollecitazione del proprio sistema immunitario a immettere in circolo un'ulteriore quota di anticorpi protettivi. E questo attualmente è previsto solo per i cosiddetti fragili, quindi pazienti oncologici, pazienti che hanno un sistema immunitario già compromesso o per terapie o per altre patologie, per gli anziani ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali e Quindi per over 80, gli over 80, Esattamente. over. E per gli operatori sanitari, soprattutto per gli operatori sanitari over 60, e che siano esposti in prima linea al contagio. Quindi questa è attualmente l'indicazione. Evidentemente questo suggerisce anche una prospettiva, perché
nel senso che è già in fase di studio la possibilità di modificare strutturalmente il vaccino o i vaccini mRNA attualmente disponibili, perché la reinfezione è dovuta in gran parte, ormai preponderantemente nel nostro paese, alla variante Delta. Già era noto che i vaccini in qualche modo diminuivano la loro efficacia nei confronti di alcune varianti, e quindi ripotenziare la risposta immunitaria con una dose booster serve proprio comunque a evitare la malattia grave, la terapia intensiva, i decessi, ed è assolutamente suggerita, e credo che sarà la prospettiva che da qui a qualche settimana sarà codificata in maniera più estensiva. Ma io adesso, da quello che mi è parso di capire, dato che comunque ormai siamo delle evidenze scientifiche che la protezione va a scendere, che è un po' quello che succede con l'influenza, anzi per l'influenza ci sono più ceppi, più varianti, insomma, io credo che si andrà verso una dose l'anno tendenzialmente per i soggetti magari più a rischio, ma forse a questo punto anche per tutti, visto che ormai comunque le dosi, insomma, non credo che ci sia più il problema delle dosi, dei vaccini, eccetera, eccetera. Certamente, per fortuna l'approvvigionamento su scala, diciamo, mondiale ormai è garantito. Ovviamente torto il problema del terzo mondo, che rimane un gran problema, certo questo. Stavo dicendo che attualmente anche, diciamo, i consessi internazionali hanno definito delle quote da dare ai paesi che in atto sono assolutamente scoperti dalla vaccinazione. Gli Stati Uniti hanno già stanziato milioni di dosi, e questo sarà naturalmente una collettiva azione di sostegno che è sicuramente di generosità, diciamo, Ma non solo, non è un problema di sensazione, perché evidentemente evidente perché velocizzando la diffusione in paesi totalmente non protetti ci sarebbe un fiorire di nuove varianti. Infatti la variante Delta arriva dall'India. Esattamente, ma ne arriveranno anche altre se non copriamo quelle popolazioni. Quindi, diciamo, c'è in campo una strategia planetaria condivisa, e questo è il dato globale. Per quanto riguarda l'Europa, quantomeno i paesi occidentali, la ipotesi di vaccinare periodicamente, in analogia a quanto si fa per esempio per i virus influenzali, è una strategia anche questa che sta per essere messa a punto, perché il virus nei fatti sta diventando endemico da epidemico. Cioè vivremo con questo virus come con tanti altri, e quindi è verosimile che soprattutto sempre per l'indicazione, come per la influenza, di fasce esposte, di popolazioni fragili, di soggetti a rischio, sarà proposta anche una vaccinazione periodica. Questo almeno allo Stato è quello che si pensa di poter in qualche modo attivare. Senta, mandiamo anche un messaggio di speranza, insomma, no, speranza magari esagerato, visto che comunque alla fine, per fortuna, su per giù la situazione, come ha detto lei, è migliorata. Diciamo, si possono dire due cose, che quando comunque si diceva che questi turisti benedetti, ovviamente perché hanno fatto ripartire l'economia, non ho mai visto personalmente la Sicilia così piena come nel 2021, però è anche vero che quindi questi turisti nella circolazione del virus qualcosa c'entravano, perché non può essere un caso che finite le vacanze la Sicilia è regredita, e adesso l'epidemia si sta spostando al nord, infatti Veneto e Lombardia un pochettino sono in ripresa. Certo, sicuramente, ma questo lo avevamo detto anche in nostre precedenti infatti. Cioè l'aumento della concentrazione della popolazione, diciamo, non stanziale, a cui si aggiunge un flusso corposissimo di persone provenienti da altre aree, evidentemente avrebbe creato plasticamente l'assembramento, ovviamente. No, ma questo era pacifico, però era fisicamente inevitabile. Però la scorsa estate non era successo. La scorsa estate non era successo perché noi viaggiavamo con pochissimi casi, che però con i flussi turistici e la riapertura, come ricorderà,
sono improvvisamente risaliti, dando luogo alla nostra regione all'ondata successiva che, non è, che ci aveva risparmiato nella prima fase nazionale del 2020. Quindi è chiaro che le migrazioni di gruppi di popolazione provenienti, ancorché non turisti, anche provenienti da altre aree, quindi che affollano delle aree geografiche concentrandosi in determinati punti, perché immaginiamo che il flusso turistico sicuramente non abbia avuto una diffusione omogenea nel territorio, ma si sia concentrato laddove c'era l'attrazione data dalla cultura, dall'arte, dal paesaggio, dal turismo. E quindi facendo una mappatura ex post si vedrà che coincide l'aumento dei numeri con le aree in cui maggiore è stato l'afflusso da altre aree del paese. Ok, chiudo con questa domanda, ritornando al messaggio di speranza, tra virgolette, sempre. È finita, nel senso, andiamo verso la fine del tunnel, perché molti, addirittura anche i suoi colleghi, che sono sempre stati pessimisti, adesso non voglio fare il nome, ma praticamente hanno detto che abbiamo chiuso il virus in un recinto, adesso non dobbiamo farlo scappare. Però praticamente adesso abbiamo moltissime armi a disposizione e che predicono che tra la primavera 2022 e la prossima estate potremmo davvero vivere una vita pre-pandemica. Secondo lei è troppo ottimista tutto questo? O non si può dire perché poi spunteranno altre varianti, eccetera, eccetera. Diciamo, oltre alle varianti ci sono le variabili che sono determinate dai comportamenti individuali, dagli spostamenti di popolazione proveniente da aree non coperte dal punto di vista immunitario. Quindi ci sono tutta una serie di concause che potrebbero non consentire una progressione in minus come adesso sta avvenendo dell'evoluzione pandemica. Ma questo è implicito. Anche prima del Covid, il Covid non c'era, voglio dire, nessuno avrebbe potuto. Ah, Certo, dico, lo so. No, visto che la il discorso lo pista capisco. si Il discorso lo rende, capisco. però dico, la sfera di cristallo non appartiene, come dire, al ragionamento di noi tutti. Il dato che secondo me noi dobbiamo tenere presente è che questa situazione da cui siamo stati attraversati e siamo stati soverchiati, nonostante gli sforzi congiunti di tutto il mondo, non è finita. È una situazione di assoluta diversa condizione rispetto anche solo a 3-4 mesi fa, non a ere geologiche fa, No, no, no. pochi mesi fa. Quindi questo ci Bene, deve. ricordo le serate a casa a sbarrare, quindi no, purtroppo non. Quindi teniamo presente che il soggetto gira ancora nei nostri territori. Evidentemente, se non trova la possibilità di attecchire e replicarsi, leggasi persone non vaccinate, evidentemente nulla può attestare in maniera notarile che non ci possa essere una ripresa. Ma è evidente che attualmente, con una copertura vaccinale che ci auguriamo possa raggiungere quell'85-90% che è. Razza dice 80% entro fine mese. E se questo sarà fatto, diciamo, la zona sarà ancora più bianca, come il candeggio del vicino, Bianchissimo. naturalmente. Esattamente. E questo è l'auspicio di tutti, tenendo sempre presenti che, come dire, non è una diminuzione del proprio status avere la mascherina quando si entra in locali chiusi, No, certo. detergersi le mani ed evitare di fare, come dire, comitive eccessivamente festose e ravvicinate fra di loro. Tutto questo. Io ringrazio il professor Farinella, si è sempre stato utile, ci ha fatto anche un po' sorridere perché comunque tipo, insomma, dice le cose serie anche in maniera piacevole, quindi la ringrazio davvero e ci sentiamo alla prossima. Speriamo sempre con buone notizie, dottore. Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata a lei, grazie.